volta definito il layout, cliccando su Continua, proseguiamo nell'area dei tagli termici. Come vediamo, nel nostro layout sono individuati dei tagli termici in giallo che noi possiamo anche decidere di modificare. Ad esempio, se volessimo un taglio termico in orizzontale ogni 5 file, vediamo che questo si sposta al centro. Oppure possiamo decidere cliccando su Modifica il taglio termico verticale o orizzontale. Vediamo quali sono tutti i tagli termici possibili. Ad esempio, vogliamo che questo sia il nostro nuovo taglio termico, quindi clicchiamo. Diventa giallo e andiamo ad inserirlo e poi possiamo invece togliere questo nuovo taglio termico, questo vecchio taglio termico. Ecco, in questo modo abbiamo spostato il taglio termico, quindi abbiamo due possibilità: modificare l'intervallo del nostro taglio termico oppure andarlo a modificare manualmente. Ovviamente possiamo anche modificare la distanza che noi vogliamo dare ai moduli nel punto del taglio termico, quindi che dimensione deve avere il nostro taglio termico. Ad esempio, se volessimo avere un passaggio per la manutenzione, possiamo aumentare la dimensione del nostro taglio termico.